zombie apocalypse. Ciao raga, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio. Spero che questo video vi possa piacere e questo video vi possa far compagnia. Allora, niente. Dunque, buona domenica a tutte e auguri di buona Pasqua a tutti e a tutte. E finalmente, che bello, riesco a fare altri video. Sì, non ho fatto video, non sto facendo video spacchettamento di uova di Pasqua perché non mi andava, ragazzi, non te l'ho fatta e poi non mi andava. Mancava il solito spadiglio, come al solito nei miei video, ma vabbè, dettagli. Email sono i miei, mi arrivano a me, vabbè, nulla. Scusate se intanto faccio così, ma per guardare cosa mi arriva di notifiche. Non dovrei neanche guardare quando mi arrivano le notifiche perché mi distrago, però vabbè. Voi che ne dite di fare altri video come questi che sto facendo adesso? Sì, vabbè, come se non stessi facendo mai. Però a me piace fare questi video, solo che... Avete capito bene cosa parlo, però vabbè. Ah, a proposito, ho cambiato borsa. In un altro video vi farò What's My Bag perché ho cambiato borsa. Non è più lo zaino, ma è un'altra cosa. E la borsa è questa, ovviamente. Aspettate un attimo, un secondo solo. Come borsa ho messo questa qua. Questa. E lo so, un po' zozzetta, dico, ma... Sparisce subito, vedete? È un po' zozzetta, ma vabbè, dettagli. Niente, questa è la mia borsa. E questa è la borsa che indosso sempre, vedete? Indosso sempre, che indosso quando riesco a indossarla. Ed è molto, 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 molto bellissima. Mi piace da morire. Già. Niente. Ragazzi miei, comunque nulla, buona Pasqua a tutti e a tutti. Non so quante volte sarò logorroica, ma pazienza. Allora, prima ho fatto il letto stamattina, ho fatto arreggiare tutto ben bene e adesso sto cercando di fare questo video per voi, sembra che vi possa far piacere, perché no? E nulla, oddio quanto zuzzumino che c'è qua, zuzzumino, perché l'altro mi stavo truccando e si è sporcato, però pazienza. Ah, sono, il mio outfit oggi è niente proprio di meno che questa maglia che mi vedete addosso, tutta bella, vabbè, non lo vedrete mai, è un po' zuzzetta, vabbè, niente, chi se ne frega, tanto siamo tre amiche. E poi questo panta leggings che non si vedrà mai, ma ve lo dico che ce l'ho qua sotto. Qua sotto, cosa sto dicendo? Vabbè, non so come farvelo vedere, aspettate un attimo solo. Allora, mi copro la mano perché qua ho la maglia intima, non è il caso di farla vedere. Comunque questo è il mio pantaleggings, vedete? Un po' zozzetto di qua, però vabbè, niente. Questo è il pantalone leggings, vedete? Già, e niente. Ho il mio bel pantalone, questa è la mia maglia e anche le pantofole, vabbè, niente. Tanto per dirvene una. E nulla, ragazze, ragazzi. Questo è il trucco di oggi, perché non ho fatto altri trucchi, chissà che trucchi. E questo è il trucco che ho voluto fare oggi per questa domenica di Pasqua. Vi piace? Spero di sì, fatemi sapere sotto i commentini. A me piace, non mi dispiace per niente. Anzi, direi che è molto delicato e non è per niente difficile da fare. Non è per niente difficile, è facilissimo, anzi è facilissimo da ricreare. Ho messo un po' di fondotinta, lo stain 16 matte di Essence, sì, esatto. E poi un po' di mascara, un po' di... eyeliner che sarebbe la matita della W7
Matita nera, ovviamente, già si nota che è nera, un po' pastrucchiata, però vabbè. Perché io sapete che non lo sapete, ve lo dico, ho la palpebra oleosa, oleosa. E quindi ecco perché mi fa questa giro scherzetto, però vabbè. Che ci vogliamo fare? Niente. E nulla. Quindi non lo so, ragazze, boh. Vabbè. Da quella parte vedete cosa ho? Il letto ve l'ho fatto! Sì, e vai! Il letto ve l'ho fatto. Ve l'ho fatto un solo. E quindi cosa dirvi di bello? Aspettate che vi metto un po'. Ok, così sì. Bene. Ah, se vedete che ho acceso tutta questa gran luce, che sarebbe la ring light, è perché altrimenti non si vede niente nei miei video. O sono voi? O non si capisce bene cosa dico, però vabbè. O fanno come dite voi, fanno. Non lo dico perché tanto sennò attira l'attenzione di non so, di chi ci finisce nei miei video, ma va bene, d'accordo. E nulla. Ah, oggi mi ho ritagliato le unghie. Le ho di nuovo a schifo, ma pazienza. Vedete come ho le unghie? Già. Ho le unghiette così. Non ci posso fare niente, quindi non è che non ci posso fare niente, più che altro le ho dovute tagliare e poi limare, ma anche togliere questo smalto che fa veramente pietà. Vedete, non so se si vede, sì, lo so, fa schifo, non me lo posso togliere perché a mia nonna dove vado le fa male l'acetone, quindi anche no. Quindi devo aspettare che quando non c'è mio nonno, ovvero quando mia nonna va alla spesa, io mi trovo questo smalto, faccio reagire un po' e poi le puoi entrare. E così almeno non sento l'odore dell'acetone. Punto, basta, così. Nulla. Oggi come si suol dire? Ah, aspettate un attimo solo. Allora, mi allontano un po', sì, tanto si vede lo stesso. Da qua ho preso, vedete? Da qua ho estratto il mio porta profumi, perché questo non è per solo il trucco, ma io ci ho messo i profumi, vedete? Già, ecco qua. E come profumo, sì, sono tutti di chi me li ha inviati, ovvero di chi me li ha regalati, di Rita Cosmetica, vedete? Rita Cosmetica, ecco qua, no. Più che altro questi qua sono profumi. Allora, quello che sto più utilizzando in questo istante, anzi, in questi giorni, che sto amando alla follia, è questo qua, che non si vedrà mai, ma ve lo dico io. Il Bo. Non leggo. Aspettate un secondo. Un attimo solo, vediamo. Non riesco a capire che profumazione sia. Comunque, questo è il profumo. Vedete? No, non si leggerà mai. Ma si mette così? O così? Boh, vabbè. Abbiate pazienza, ragazze. Non lo so. Comunque, questo è il profumo in sé. Eccolo qui. Ve lo metto in modo che si veda meglio, senza che lo faccio cadere e faccio danni. Ma vabbè, questo è il suo tappo, vedetelo, guardatelo, guardatelo. Io oggi non so parlare, ma è tutto un altro discorso questo, già lo sappiamo, non è la prima volta. Che buono, è buonissimo, oltre che ragazzi, io pensavo di non piacermi, invece mi piace come, è buonissimo questo profumo, vedete? Sono qua sul dorso della mano, bagnato, sul dorso del polso, voglio dire, non della mano, del polso. Si vede qualcosa? Sì, sì che si vede. Ragazzi, che buono, che buono, che buono, che buono, che buono. Vabbè. Sono fatta così, ragazze, così. Poi ce n'è un altro che non so, ce l'ho dentro la scatola, ma non lo voglio prendere, non lo voglio prelevare da dietro, perché ce l'ho dietro la telecamera. Ho paura a farlo cadere, quindi evito di prenderlo. Ne ho un altro anche dietro di quello, ma vabbè.
Lo sto accantonando in questo momento proprio per evitare di consumarlo tutto. Non so se dire che sia un dupe del Mistior, ma mi proprio che mi pare che è proprio sì, anzi, senza mi pare, è un dupe del Mistior. Quindi, top, ci piace, top. Top, 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 top. Mentre allora, vediamo un po', ho dimenticato di mettermi il rossetto prima di fare il video, vabbè, non importa, ormai non me lo metto più il rossetto, non importa. Piuttosto ne ho un altro qua, aspetta, aspettate, fatemi vedere, forse ne ho un altro qua che mi posso mettere mentre sto registrando con voi in diretta qua su YouTube. Questo è della... Aspetta, allora, Makeup Revolution. Un po' il packaging un po' zozzoso, però non comment, lasciamo stare. E questo è Makeup Revolution, eccolo qua, vedete? Cioè, speriamo questo contenuto che sto continuando a registrare in questo istante, quando lo andrò a montare, non me lo faccia in modalità bassa, perché sennò che due... balls così. Cioè, guarda di qua perché c'ho lo specchio. Ok. Ah. Potrei mettere il pennellino per applicarlo meglio di precisione, ma vabbè, lasciamo andare, che meglio, lasciamo stare. Aspettate che ti accendo anche di qui. Che luce gialla che fa sto coso. Vabbè, vediamo un po'. Così è meglio? No. Così è peggio. Ok, bene. Non è malaccio per niente sto rossetto, anzi è molto bello. È confortevole anche. Bello, bello, bello sto rossetto, mi piace. Che morbidezza che ha questo rossetto. Molto, 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 molto morbido, mi piace. Sì. Faccio così perché se non mi vanno nei denti anche, no? Grazie. No, nei denti no. No, controllavo se andavano nei denti perché non ho proprio voglia di farlo... di togliermelo da capo e rimetterlo, quindi no. Vabbè, aspettate un secondo, torno subito. Allora, rieccomi. Dunque, no, nulla. Stavo prendendo qualcosa che non mi ricordo cosa dovevo prendere. Ho fermato un attimo la registrazione per capire cosa dovevo prendere per toccare un po' queste labbra e darle un po' una aggiustatina, ma ho evitato la sciopetta, pertanto me la aggiusto con le mie belle polpastrelli. Ed è fatto. Aspettate un attimo che sono un po' scomoda. Opla. Opla. E mi avvicino un po'. Ok. Niente, ragazze, ragazzi. Comunque, questo mio rossettino che mi sta piacendo alla, non dico proprio alla pazzia, ma quasi, perché è veramente il mio rossetto preferito. Lo so, è un po' vampiresco, ma chi se ne frega. Mi piace comunque. Ah, ecco, vedete? Alla classica maniera, alla vecchia maniera, come succede. Quando faccio così si vede perfettamente bene. Chissà per quale motivo. Ma vabbè. Boh. Curiosa la cosa, eh? Se lo metto così non si vede il massimo. Ma se faccio così, tipo mettendo la mano dietro, si vede un casino. Che bello quando si vede tutto. Bello, tutto bello, nitido e pulito, come suol dire qua su YouTube. No, parlo di prodotti. Quando voi mettete, avete per esempio, quando mettete la mano qua davanti, si vede benissimo la scrittura, la dicitura del prodotto, che marchio è, e via discorrendo. Ecco perché vi dico sempre, i miei video sono non belli.
Almeno penso io siano meno belli, ma almeno l'audio si sente. Non so capisci quello che dico io, ma almeno l'audio si sente. Il mio problema non è i fit, il mio problema è come si dice? Aiuto. L'argomento, perché se non c'è un argomento, sti cavoli, non me li calcola nessuno. Infatti ho notato, perché ho poche, tra virgolette, poca visibilità su YouTube, non perché la voglio io a tutti i costi, anche quello c'è il problema, che la voglio a tutti i costi, ma non posso ottenere una cosa che io non ci lavoro su, ma anche lavorandoci su che mi sia in modo corretto e non troppo volgare, perché se non YouTube mi banna veramente. Allora, detto in modo papale e elegante, YouTube proprio non mi dà proprio manco, mi calcola di striscio. Oltre che non è che sono solo troppo piccola, ma perché devo anche capire che cosa piace alla gente. Se alla gente non piacciono le cose che faccio, che dico io, non mi si dà retta a nessuno. Ecco perché io dico tante volte, che cacchio di contenuto pubblico, che cosa registro, non so manco io. Voi direte ASMR sei più portata. Sì, vabbè, ho capito, ASMR vanno di moda, eccetera. Hanno preso piede non solo in America, perché prima erano in America gli ASMR, ma adesso hanno preso piede anche in Italia. E oltretutto, anche, vabbè, li faccio io perché sono in Sardegna, quindi va benissimo l'Italia e Sardegna, quello che è, però, boh, sono convinta di volerli fare gli ASMR, però vorrei fare anche qualche altro contenuto che possa, non dico piacere solo a me, ma anche a voi, che mi possa dare qualcosa indietro, o come dite voi, cioè che mi possa trasmettere qualcosa di utile, ma anche non so che di interessante, dai, da un certo punto di vista youtubiano. Già. E va bene, dai, a dopo. Allora, eccomi qua. Domani farò, o dopodomani, non lo so, non ho idea. Farò un video outfit, ovvero non proprio outfit, sì, proprio una specie di video, una sorta di video outfit dove indosserò quella tuta per andare a ballare nella palestra, che andrò a ballare, per andare a ballare, dai. Una tuta che non è proprio una vera e propria tuta. Sì, è una tuta, ma è una cosa che non si usa tutti i giorni, ma solo il momento in cui si ci deve andare a divertire. Ecco perché divertire si fa tra virgolette, perché vabbè, faccio una serata tra amiche e amici, che quelli che poi amici, che amici non lo so fino a che punto possano essere amici, ma vado a conoscere qualche persona, così tanto per chiacchierare, scambiare qualche parolina, perché io devo dire la verità, amici ne ho e non ne ho. Sono un po' un tipo solitario, le piace stare da sola, ma non più di tanto. Quando mi sento sola, no comment, veramente è veramente pietoso, perché boh, mi sento un po' a me, abbandonata a me stessa, diciamo la verità. Ma questo capita a tutti quelli che sono un po' giù di morale. Quindi vabbè, niente. Quando uno è giù di morale, scusate, è quello che succede anche a me, che devo stare per forza, non per forza, prendere un cioccolatino, qualcosa, anche farmi un po' di fritto. Fritto misto di patatine, cose così, per non andare a comprarle al negozio a fianco a me, a casa, al fianco di casa mia, perché fanno male. Non che fanno male, sì, possono, per una volta ci può anche stare, ma sono del parere più che altro che le patatine dentro in busta fatte così possono essere buone, quanto possono far male all'intestino, al fegato, eccetera. E quindi, per forza di cose, amo farle io, cucinarle io. Allora, prendo le patate, le taglio, ho una sorta di, come se non sorta, come dire, una macchinetta, no? Prendi, tagli le patate a metà, la patata a metà, la metti dentro questo arnese,
tagli, scusate se ho fatto questo un po' così, vabbè, tagli la patata in mille pezzi e la metti dentro tutto nel piatto a fondo. Nel piatto a fondo e poi ne tagli altre metà e via. Io faccio così le patatine fritte, perché se no se le fa da comprare, tipo, non dico solo in rosticceria, perché no, preferisco farmele anche da me. Una volta di papa vado a prenderle in rosticceria, altrimenti me le faccio io e che bontà, perché le patatine fatte da me mi piacciono da morire. E però ogni tanto escono un po' bruciacchiate, ma meglio fatte da me e anche un po' bruciacchiate. Vabbè, bruciacchiate non sono buonissime, ma... cerco di fare le dorate senza stando attenta a non bruciacchiarle, perché se no, no. Sì, ragazze, sto cercando più che altro questo periodo, questo benedetto periodo di più che altro di mangiare sano. Sì, non mangio molta frutta, però almeno mangiare sano. Bere più acqua, lo sport un po', la palestra l'ho un po' abbandonata, ma ci devo ritornare. Non è per me che l'ho abbandonata. L'ho abbandonata perché non ho nessuno che mi accompagna, però quando vado accompagnata perché non ce l'ho proprio vicinissimo. È più fuori Palau, e fuori Palau io non... No, non esiste che vado da sola, anche perché ho visto le macchine, non ho macchina io, non sono autonomissima, devo dire la verità, e quindi per forza di cose devo andare accompagnata, e va bene così, ragazze, non è un problema, basta che scrocco, basta che scrocco il passaggio, non è bello da dire, però è la verità, basta che chiedo un passaggio, mi accompagnano alla palestra e... mi tengono compagnia in palestra l'amica, l'educatrice, quello che è. Sì, l'educatrice, ragazze. Poi faccio qualche 40 o un'ora o mezz'ora in più di palestra, di attività fisica. Poi, ciao, ne proprio, saluto tutte e tutto quanto, baracca e baracchini, e me ne torno a casa a fare cosa? A farmi una bella doccia e a guardarmi un po' di relax, TV, YouTube, quello che sia. Nulla, ragazze, bagno, faccio la doccia, o mi leggo il libro, mi faccio la maschera a piedi e faccia, perché anche i piedi hanno bisogno di... Anzi, i piedi li sto accantonando un po' troppo, i piedi li sto accantonando. Sì, le faccio gli impacchi delle creme, ma non delle maschere piedi. Sbagliatissimo, perché i piedi vanno curati, io li sto abbandonando e non è bello. Infatti... questi piedi qua miei non sono brutti di più. Non dico che il mio piede è un piede malconcio. Sì, si può dire che è chic il mio piede, è carino. Non è malformato né niente. Grazie a Dio le sole ginocchia che le è un po' strane, un po' curiose. Ma i piedi stanno benone. Non è quello il fatto. Sì, vabbè, ho un mignolo un po' che non ve l'ho guardato, ma vabbè, dettagli, no comment. Il mignolo sarebbe questo, il pollicione, ma lasciamo stare. Comunque, lasciamo stare i dettagli, non entriamo nel merito. Vi dicevo che i miei piedi sono, non dico proprio solo chic, ma che li devo curare, perché nella pianta del tallone, sì... proprio nel tallone, da questa parte, non è liscio come il sedere di un bambino, quindi per forza che devo o mettere un impacco di crema, una crema bella ricca, bella corposa, o fare una maschera che faccia sì che io ritorni a rinascere, altrimenti col cavolo che posso fare, posso avere una bella... come si dice col cavolo che posso... come posso spiegarmi? Sì, che posso fare una bella figura andando al mare e avendo dei bei piedini da mostrare anche quando vado a ballare in piazzetta, tipo, sì, in piazzetta delle Palme, la piazzetta che non vi ho ancora mostrato perché non sono capace ancora. Devo imparare anche a fare videovlog, ecco questo volevo dirvi, a farvi vedere bene come si può dire, la piazzetta delle Palme che ho. Che c'è qua a Palau? Vabbè, casomai se riesco vi metto una foto qua, se non mi fa copyright il video.
Se no, quando ritorno in giro, quando riesco in giro, voglio dire, faccio anche il, come si dice? Sì, insomma, il video della piazzetta delle palme. Speriamo, se no faccio una foto, vediamo. Perché io vedo molto YouTuber che fanno immagini di cose loro e non vengono bannate. Io perché dovrei essere bannata? Non credo, ma vabbè, ci provo, dai, faccio delle foto, ve le faccio vedere. Comunque, niente ragazze, cosa vi stavo dicendo? Sì, che ho dei piedi che fanno veramente, non dico fastidio quando li tocchi, però se sono lisci, non dico proprio liscissimi, ma almeno un minimo di decoro nel essere più curati è meglio, perché stiamo andando ragazze incontro all'estate, se non faccio qualcosa adesso, quando la faccio? Eh sì, ragazze, così. Ragazzi. Quindi, nulla. Io adesso vi saluto perché il video è durato anche troppo e non voglio annoiarvi. E ci si becca quando? A un prossimo video, ok? Ciao, ragazze. A presto, un bacio. Ah, aspettate un attimo. Ciao. Ah, un bel like di supporto, un commento, iscrivetevi e attivate la campanella. E attivate tutte le notifiche di questo mio canale YouTube. Ciao! Zombie apocalypse.